Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un plugin particolarmente interessante che sicuramente alcuni di voi già conoscono nel formato hardware, ossia il Vice DS1 Mark III. È un sistema ben conosciuto per chi frequenta gli studi di mastering importanti. Infatti il Vice DS1 è sempre stato il graal dei compressori da mastering. Essendo una macchina digitale, è però in grado di rimanere regina incontrastata delle compressioni finali per i mastering più dinamici, trasparenti e dettagliati, rivaleggiando facilmente con tutti i suoi concorrenti analogici. SoftTube, dopo 3 anni di lavoro, è riuscita in collaborazione con Vice stessa a portare il DS1 in versione plugin, aprendosi ovviamente e in maniera abbastanza semplice uno spazio nell'ormai sovraffollato mercato dei compressori digitali e di quelli emulati. Non a caso alcune emulazioni di questo compressore furono già realizzate da altre ditte, come ad esempio la IK Multimedia o la Isotope. Mi sono preso qualche giorno per testarlo bene, ma soprattutto per paragonarlo con chi possiede la relativa versione hardware per capire quali siano effettivamente le reali differenze, oltre ovviamente a quelle del prezzo. Il pacchetto messo a disposizione da SoftTube prevede 2 plugin ben distinti. Uno è il DS1 che vedete qui in alto, mentre l'altro è l'MM1, un maximizer limiter veramente efficace derivato dalla medesima tecnologia del DS1. Lo proveremo su diverse song e quindi anche su diversi generi musicali. Oggi lo testiamo su un brano metal, The Black Jasper, che sto missando in questo periodo, per cui rimanete incollati sul mio canale per vedere poi modo di capire come utilizzarlo anche in altri ambiti musicali. La caratteristica principale è quindi quella della trasparenza e della dinamicità che lo rende adatto ad ogni genere. Partiamo dai preset. Anche se generalmente molti già lo sanno, io odio i preset, questa volta possiamo affidarci a dei presets creati dalle sapienti mani di Bob Katz, che in fatto di mastering ha saputo scrivere importanti pagine nella storia della musica ed è stato un forte sostenitore delle tecnologie di Vice in tutti questi anni. Aprendo infatti la pagina di preset possiamo accedere a i tipi di preset, per esempio appunto quelli disegnati da Bob, che vanno dal dehessing, utilissimo, lo vedremo più avanti, per tagliare, per correggere alcune frequenze particolarmente fastidiose di percussioni e piatti, la compressione vocale, oppure la possibilità di utilizzare una compressione parallela data sempre dal DS1, oltre a dei preset generici su cui poi possiamo mettere le mani per poter lavorare nei differenti generi musicali. Alcuni tags qui sopra ci aiutano a capire più o meno dove possiamo muoverci. Nel momento in cui vorremmo per esempio correggere una voce, avremo già dei preset pronti per poter lavorare direttamente sul dehessing vocale delle donne, degli uomini, oppure utilizzare soltanto il sistema di limiting, eccetera eccetera. Analizziamo però l'interfaccia di DS1. DS1 è un compressore, è in grado di rendere l'effetto di compressione compatto e pulito, a cui è associato uno dei migliori dehesser mai creati, devo dire, adatto alla pulizia delle frequenze alte. Vi sto parlando di quel normale fastidio che si avverte dai 4000 in su, quella specie di harshing, che è proprio controllabile attraverso il famosissimo algoritmo di dehessing device. Con il pulsante monitor possiamo ovviamente controllare soltanto le frequenze che poi andremo a correggere, lo vedremo più avanti. Questo plugin ovviamente rispetto alla versione hardware ci permette di avere una visualizzazione, come vedremo dopo più avanti, della forma d'onda e quindi dell'intervento di compressione sui transienti. Questo per avere un controllo più visivo e quindi più accurato di quello che stiamo facendo. Cerchiamo di fare un giro rapido sull'interfaccia, anche perché addentrarci completamente in tutti i parametri richiederebbe una mezza giornata di seminario apposito sull'utilizzo di questo plugin. In alto a sinistra troviamo il Gain Mate, dove possiamo vedere nella prima parte il gain in ingresso e la quantità di gain reduction in quest'altra sezione. Ovviamente è controllabile dal pulsante gain e questo ci consente di bilanciare l'ingresso con il volume di intervento. Qui in alto troviamo la lista più o meno generica delle frequenze, quindi qui dentro vedremo poi la curva di intervento e il crossover che vogliamo utilizzare, mentre sotto troviamo tutti i parametri di inviluppo del compressore, per cui attacco, rilascio, delay, eccetera eccetera.
più o meno gli stessi che possiamo vedere nelle interfacce dei plugin dei compressori da mastering, come ad esempio anche Acoustic Audio. Qui nella finestra centrale, il meter range, vedremo poi appunto la curva di intervento del compressore. Subito in alto troviamo il reference riguardo ai true peak e i valori di RMS di ingresso nel compressore, mentre quelli a destra, sempre nella stessa finestra, ci mostrano i valori di picco e RMS del segnale d'uscita. Rispetto alla versione hardware, ovviamente abbiamo dei vantaggi. Primo su tutto, un diverso algoritmo di limiting aggiuntivo, quindi il tipo 1 e il tipo 2, accessibile da questa finestra options, oltre al DS1 che è quello standard del compressore hardware. Il tipo 1 lavora su un nuovo algoritmo Weiss Brick Limiter ed il tipo 2 invece fa riferimento ad un valore di true peak applicato al brick wall stesso. Sempre come novità, possiamo lavorare su file a 32 bit 192 kHz con una risoluzione interna di 40 bit. Come vi spiegavo prima, è possibile attivare la visualizzazione della forma d'onda e dell'intervento del picco. Abbassiamo il segnale così faccio vedere come funziona, un po' come siamo abituati a vedere anche nei plugin di FabFilter ad esempio. Il preset management che abbiamo visto prima e che ovviamente non esiste nella versione hardware. E tornando nel nostro pulsante option, abbiamo la possibilità di lavorare anche con diversi tipi di dithering. Vi ricordo che il dithering della Weiss è forse il migliore attualmente in commercio. Vi consiglio quindi di provare la sua esportazione a 16 bit per CD, veramente incredibile. Abbiamo ovviamente anche la possibilità di utilizzare un sidechain esterno rispetto a quello interno e, proseguendo nel menu, possiamo configurare la visualizzazione e la risposta di tutti i peak meter. Verso la fine troviamo il makeup gain, che può essere tenuto in modalità manuale o in modalità automatica. Al centro troviamo i controlli dei gain, per cui input, possiamo lavorare sul gain input, il gain del limiter e l'out gain generale. Nella parte destra troviamo tutti i controlli del compressore vero e proprio. Attraverso frequency possiamo scegliere di lavorare, come vi dicevo, in sidechain. In questo momento sto lavorando in modalità flat e il bandwidth serve per selezionare, stringere ed allargare la campana del nostro punto di intervento del compressore. A destra troviamo i controlli standard, quindi attacco, che ci permette di decidere il momento di intervento dopo l'arrivo del transiente, come sappiamo. Il segnale in ingresso è monitorato da due sistemi, uno RMS e uno picco, dove la parte picco non viene effettivamente considerata loud dall'algoritmo, evitando di farla andare in clip, e quindi la lavorazione del compressore cerca di concentrarsi sul reale valore RMS che viene percepito come reale loudness. Average, che vediamo qui al centro, controlla quindi il parametro da utilizzare tra i due release fast e slow. Muovendoci verso slow, quindi, farà sì che la parte alta del gain si muoverà più velocemente rispetto a quella bassa. Il delay ci mostra il ritardo di questo intervento applicato e ci permette di imitare al massimo l'effetto di pumping che i compressori standard creano di solito. I controlli di threshold e ratio sono gli stessi compressori standard che noi conosciamo, mentre soft knee determina la morbidezza del ginocchio sulla curva. Infine, il gain makeup che vediamo è ovviamente il controllo finale di volume di uscita del DS1. Vi rimando comunque allo studio del manuale per capire esattamente ogni tipo di intervento. È ovviamente un compressore non semplice da utilizzare, ma che vi garantisco in grado di dare trasparenza e dinamicità a vostro mix in maniera assolutamente interessante. Andiamo ad ascoltare i suoi tipi di intervento. Chiudiamo il maximizer al momento e quindi lavoriamo soltanto sul compressore. Three.
recuperiamo il gain. Facciamo attenzione ai transienti. Vediamo come agisce il dancing. Facciamo attenzione ai piatti. Assolutamente trasparente. Passiamo il gain, stiamo sempre su un valore RMS di circa meno 15. Un giro per i preset, andiamo su mastering, esagerato, sentiamo, passiamo da un compressore gentle. Teniamo sempre d'occhio il nostro meter di uscita. Estremamente trasparente. Oh cazzo, sempre un preset. Un po' di colore sui medio bassi. Modalità MS. Pressione parallela pazzesca. Andiamo ora a lavorare con invece il Vice MM1, per cui recuperiamo tutto il gain di cui abbiamo bisogno adesso nella sezione di mastering, cercando di portare il segnale tra meno 6 come RMS e 0 come picco. Momento sto recuperando 9 dB senza aggiungere distorsione, come notiamo. Abbiamo sempre la possibilità di lavorare in modalità parallela. In questo caso l'algoritmo wide amplifica leggermente il segnale stereo, mentre il controllo di amount definisce la quantità di processing rispetto al segnale d'ingresso da 0 a 100 ed influenza il brick wall limiter che viene dopo. C'è un menu sul lato sinistro in alto, eccolo qui,
In questo caso possiamo scegliere il tipo di brick wall da utilizzare, -01 fino al -1 per i mastering creati per iTunes. I 5 pulsanti sotto ipotizzano, quindi sono dei veri e propri preset, ipotizzano diversi scenari, quindi uno scenario trasparente, uno loud più gonfio, il punch, il wide che sto utilizzando in questo momento e il dehessing. Vice MM1 è un maximizer da mastering basato, come dicevamo, sulla tecnologia del DS1, portandoci questa volta ad un livello di semplicità esecutiva pazzesca, solo 3 controlli ed un risultato rapido ed efficace attraverso i suoi algoritmi interni di trasparenza. Spero che questa recensione tutorial vi sia stata utile. Personalmente sognavo un plugin del genere da tanti anni e finalmente posso utilizzarlo nei miei mastering senza dovermi svenare completamente per la versione hardware, senza contare ovviamente il vantaggio che posso usarlo su più istanze, quindi aprirlo più volte nello stesso progetto, cosa impossibile da realizzare con la versione hardware, che mi costringe ovviamente a dover fare dei bounce continui. Rispetto alla versione hardware, come vi spiegavo, lavora con file fino a 32 bit e 192 kHz. Nonostante si possano avvertire delle leggerissime differenze con frequenze di campionamento sui 48 kHz, 44 kHz, si comporta invece come la controparte hardware quando lavoriamo su progetti a 96 kHz. Il costo capisco che non sia basso, è vero, costa quanto una DAW ovviamente, ma permette un risparmio mostruoso rispetto all'acquisto della sua controparte hardware. Oltre ovviamente, come già vi ho spiegato, la possibilità di poterne usare più di uno. Attualmente, almeno secondo il mio giudizio, è il miglior compressore da mastering in commercio. Quello che vi consiglio è di scaricare la demo e provarlo. Secondo me è un ottimo investimento. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto! Come bonus di questo video ho inserito qui nella parte sinistra un level meter, quello presente all'interno di Studio One, che ci permette di analizzare il livello di uscita del nostro mix. Possiamo quindi vedere sia l'aspetto pratico dei vari meter, sia ovviamente anche il rapporto di LUFS a cui tutti ora fanno riferimento. You got a face. This poison that's feeding your soul. Rotten trees sign with his roots. Breathe it out to life. Find your way out. I know his heart beat out the truth. Vedete, ho esagerato, quindi ho portato il compressore in uscita con 3 dB in più, quindi uno smashing totale verso il plugin di limiting. Nonostante questo non avvertiamo ancora distorsione e possiamo raggiungere un livello di LUFS sui -8, -7, come accade negli studi di mastering. Ciao, a presto!